Ascolta Radiosa Music. Seconda parte di Gin Tonic. Tra un po' ci collegheremo con Locorotondo. Ecco, e con la bellissima Donatella Serio, è lei la protagonista della rubrica Tra le righe e ci consiglierà un libro da andare a sfogliare e un autore da andare a conoscere. E poi sarò preso da una sindrome particolare, un meraviglioso disordine, solo e solamente nella seconda parte. Radiosa Music, in radio, in TV e sulla nuova app. Sapete che da qualche settimana abbiamo una nuova rubrica che si chiama Tra le righe. Lo scopo è quello di sensibilizzare a ritornare a leggere i libri, sia ai grandi che ai piccoli. Vi proponiamo ogni volta un autore e un libro. Abbiamo già avuto ospite Antonella Girolamo la settimana scorsa, ma abbiamo anche avuto Nando Cannone nella prima puntata. E nello splendore della Valle d'Itria sta benissimo lo splendore che sta per venirci a trovare, perché ci colleghiamo proprio con Locorotondo e con Donatella Serio. Eccola qua. Vai Donatella! Ciao Gino, ciao a tutti, buonasera e bentornati a questo nostro appuntamento con la rubrica Tra le righe. Mi presento, sono Donatella e anch'io faccio parte di Cultura del Borgo, associazione che oramai da 11 anni organizza a Locorotondo libri nei vicoli del borgo, una manifestazione letteraria che coinvolge fra i più noti e più apprezzati autori dell'attuale panorama letterario italiano, dando loro la possibilità di presentare, di raccontare le proprie storie nei luoghi più belli e più suggestivi della Valle d'Itria. Ma questa sera tocca a me raccontarvi una storia e il libro di cui voglio parlarvi si intitola Murene. Eccolo qui. È il romanzo di esordio di Manuela Antonucci, edito Italo Svevo Edizioni. Dunque, di cosa parla Murene? Siamo nei primi anni 50 del secolo scorso, le terre dell'Arneo, cioè le terre comprese fra Taranto e Nardò, vengono occupate da centinaia di contadini che manifestano pacificamente contro il latifondo, chiedendo una più equa, una più giusta spartizione delle terre. E a tal proposito vorrei leggervi un estratto dal libro, anche per darvi la possibilità di assaggiare lo stile di Manuela, che come vedrete è uno stile molto raffinato e a tratti oserei dire anche lirico. Bene, leggiamo. Eppure la guerra ormai era finita, anche in quei luoghi dove le bombe erano cadute dagli aerei quasi per sbaglio. La gente si era nascosta nelle chiese, dentro le stalle, dietro le frasche, si era tappata le orecchie, poi niente più. Tutti avevano capito che da quel silenzio non erano stati graziati, ma traditi, lasciati soli a pascolare in mezzo alla terra incolta. Lo Stato si era dimenticato che anche lì ci vivevano persone, contadini in attesa di diventare proprietari, contadini affamati e analfabeti, contadini bambini, contadini uomini, perché per scavare i solchi servivano proprio tutti. Anche quelle donne buone solo a fare figli come giumente e a rovinare le passate di pomodoro con le mani mefitiche del mestruo. Tutti, nessuno escluso. Questa storia, che è una storia vera e che ci riguarda molto da vicino, sia nel tempo che nello spazio, nel romanzo di Manuela fa da sfondo alle vicende di due generazioni. Da una parte Nino, La Pietra, Tonino, Pompilio, dall'altra i più piccoli bambini, Maria Liberata, Salvatore e nel mezzo l'Anna, che letteralmente scompare nel nulla proprio durante la prima notte di occupazione delle terre, mentre sta raggiungendo i suoi compagni nei campi. Ora, Murene può, possiamo definirlo come un romanzo corale. Non c'è infatti un eroe, ma tutti i protagonisti costituiscono insieme un unico grande organismo, animato da un sentiere comune, alimentato dalla miseria, dall'ignoranza, dalla scaramanzia, in questa terra quasi mitica che sembra soltanto togliere, che sembra soltanto ingoiare. Ora, io spero di avervi in qualche modo incuriositi
mi auguro vogliate leggere Murene e soprattutto mi auguro vi piaccia tanto quanto è piaciuto a me. Ma vorrei soprattutto approfittare di questo momento per invitarvi allo Corotondo, perché venerdì 15 aprile alle ore 19 presso la Biblioteca Comunale avrò l'onore di presentare proprio Manuela Antonucci e di parlare con lei di questo libro di Murene. Bene, io credo a questo punto di avervi detto tutto, vi ringrazio di essere stati con me, l'appuntamento è sempre alla prossima settimana con la rubrica Tra le righe. Io passerò il testimone alla mia collega Francesca Piccoli, mentre io vi aspetto allo Corotondo. Grazie ancora, ciao Gino, ciao a tutti e buona prosecuzione. Ciao. Ma vediamo, io ci vengo, grazie a Donatella, serio, bravissima. Tra l'altro questo romanzo mi ha ricordato un po' Fontamara di Ignazio Silone, se l'avete letto andate a leggerlo. Ogni giovedì sera è tempo di Gin Tonic con Gino Stigliani, un appuntamento unico per vivere storie, interviste esclusive e news dai territori di Puglia e Basilicata. Gin Tonic, in diretta ogni giovedì, in radio, in TV e sull'app di Radiosa Music.